che siamo. Venite a vedere che io comincio. Ho fatto 74 paesi qui nei nostri dintorni. E se tornassi indietro, lo faccio di nuovo. Non sono pentito di aver fatto questo mestiere, perché mi sono trovato veramente bene con le bestie e con gli amici. Lo faccio fare un po' questo lavoro alle donne moderne, che hanno le case incerate. Ecco. L'acqua bisognava andarsela a prendere coi secchi. Prendere l'acqua, veniva qua col secchio, si faceva così, lo riempiva. E si metteva su una spalla così, e un secchio da qui e l'altro da lì. Se ne prendeva due qua e uno qua, andava sicuro. C'era Cosente che metteva paura. Abbiamo messo quattro buoi da con carro. La catena si è rotta. Le ruote del carro dietro non si vedevano dall'acqua che c'era. Io ero lì sulla legna, sono andato avanti, sono passato sulla schiena e goi, sono andato là sul giogo, mi sono guantato al timone e mi sono buttato di là. Attaccato la catena e poi hanno tirato via il carro. Si incominciava a tagliare il 18 di ottobre, che aprivano un taglio. E si vendeva, si portava coi buoi, coi carri. Quelli sono tutti i miei terreni di una volta. Sono bei boschi e duri, quei pietroni lì. Si portava al lago vecchio, si scaricava, se veniva a Tugello, si portava al lago vecchio, si scaricava, se veniva a Tugello, poi si caricava tutto e si andava. E si partiva alle 6, e 6 ore per arrivare a Murnese, quasi. Insomma, che si arrivava a mezzogiorno Murnese o a Lerma. Oh, sempre fatto di passione, dico la verità. Mio fratello era più furbo. No. Com'è possibile? Ma com'è possibile? Dimmi un po' te. Io non ci credevo, te lo giuro. Non ci credevo, pure ho visto qui il mio. Ho rotto mezzangun. Ho la quigna che è lunga così. Un asino proprio. Ma è lungo così, Ma è velenoso. Una volta ci avevano la stazione di Montataurina, lì dopo la chiesa, e ci avevano un toro che sarà stato 7 quintali. Vieni, ho visto un mucchio di gente lì e ci abbiamo un toro che è gonfio a terra, era alto così, gonfio che sembrava un tamburo. Mio papà aveva quel ratino lì nel portafoglio, non pare così, lo fava girare in bocca. Quando vedeva il bue che era avvelenato, bisogna buttare giù la mano proprio dopo nella gola, più profondo possibile. Ah, io ero un ragazzino. Era giorno, abbiamo lasciato riposare 2 minuti voi, c'era dell'erba medica lì tagliata,
mucchiata. Io sono andato là, ho preso un po', ne ho dato un po' uno, un po' l'altro. Avremmo fatto 100 metri, sì e no. Un bue era così, è diventato così. È andata bene che mio padre l'ha sempre portata dietro, l'aveva nel portafoglio, ce l'ha fatto passare, ha salvato il bue. Se no moriva, perché gonfia, gonfia, gonfia e poi scoppia. Moriva. Tagliava con a mano allora. Si tagliava con la falce, tutto a mano, e poi si raccoglieva a mano con l'astrello di legno e poi si portava a spalle tutto, coi bastoni che si legava a fasci, o se no col gaggio, quello del fatto di legno. Andavamo in Piemonte, andavamo a Montaldeo a vendemmiare e poi eravamo, quando arrivavano a vendemmiare, che eravamo sempre qui, fine settembre, ottobre, insomma quei mesi lì, quando arrivavano a nebbia, che non si vedeva un metro. E allora diceva, se campo ancora un po', finisco prima di facciare. Quei bei campi di grano, quando tirava quest'aria qua di mare, si vedeva quel grano che ci faceva. Era bello. Io sempre ho fatto la pasticcella, lo facevo volentieri.